tutti una buonasera e ben ritrovati in questa nuova edizione del telegiornale di Canale 3 Toscana. Partiamo questa sera parlando del sindaco di Siena, Nicoletta Fabio. Piena soddisfazione per l'operato del governo di Nicoletta Fabio e della Giunta e la necessità di organizzare nuovi meeting nelle prossime settimane ed almeno una volta al mese per strutturare il programma elettorale. Questo emerge dal summit odierno tra lo stesso sindaco e i gruppi che la sostengono. Dopo 7 mesi al comando, oggi è stato il primo giorno del primo tagliando che era in programma da tempo all'amministrazione comunale. Oltre al primo cittadino a Palazzo Pubblico erano presenti stamani Enrico Tucci, Michele Capitani, Alessandro Manganelli, sia in veste di membri di Fratelli d'Italia che come componenti della giunta e dell'organigramma del comune. Per la Lega c'erano i consiglieri comunali Orazio Peluso e Francesco Mastro Martino, quindi Forza Italia con il coordinatore comunale Anita Francesconi. Presente anche rappresentanti delle varie liste civiche Renzo Traballesi e Claudio Marignani per Siena Civitas, Rocco De Rose e Davide Rinaldi per il Movimento Civico Senese, Alessandro Piccini per le Bicherne. Tra le varie forze si è sottolineata a più riprese l'armonia che esiste tra alleati del giudizio positivo verso i primi mesi del mandato. La discussione odierna è stata interlocutoria e non sono stati affrontati specifici punti. Nel pomeriggio è stato un breve comunicato a sintetizzare quanto accaduto in comune. I rappresentanti politici della maggioranza, si legge, si sono riuniti per affrontare le prossime azioni congiunte da condividere insieme al primo cittadino. L'incontro è il primo di una serie che porrà al centro il programma elettorale del sindaco Fabio. Adesso spostiamoci e andiamo sul Monte Amiata. L'Amiata ha salutato con entusiasmo e tante persone l'apertura degli impianti sciistici perché è avviata la stagione. Dopo settimane di attesa, le condizioni atmosferiche hanno permesso agli operatori di mettere in funzione le macchine nel versante grossetano, nell'area di Prato delle Macinaie. Per il momento la vetta resta raggiungibile con la funivia, ma non è possibile sciarvi. La speranza di istituzioni e comparto economico è che nelle prossime settimane si possa dare continuità alle attività, perché, come ha sottolineato il sindaco di Castel del Piano, la Amiata non può prescindere dalla neve. Allora andiamo a vedere il servizio di Altotani. La montagna non può prescindere dalla neve. Al di là degli inviti a guardarsi attorno, il Monte Amiata non è pronto a rinunciare alle attività sulla neve, ne è convinto il sindaco di Castel del Piano. Abbiamo vissuto un anno di Covid in questa montagna che c'era 2 metri di neve e le piste totalmente desolate. Oggi ci ritroviamo finalmente una stagione che poteva essere funzionale a ritrovarsi una lingua di neve. Ci auguriamo poi che tra un paio di settimane dice che dovrebbe ritornare una stagione poi più fredda, quindi che arrivi finalmente questa neve e ci consenta di riaprire tutta la montagna. Così come gli operatori che in queste settimane non si sono arresi all'idea di dover perdere la stagione. Perciò, quando le condizioni atmosferiche lo hanno consentito, le macchine sono state messe subito in funzione, per il momento nel versante grossetano, che nel fine settimana ha registrato una grande affluenza. Speriamo che finalmente arrivi la neve. Abbiamo fatto tutti gli sforzi possibili, con l'acqua siamo riusciti a innevare questo campo scuola. Speriamo che le amministrazioni strighino la situazione per avere altra acqua, perché l'abbiamo finita, in modo da aprire anche il campo scuola della vetta. Le precipitazioni nevose, rafforzate dall'ausilio dei cannoni, per ora hanno permesso di aprire solo il campo scuola di Prato delle Macinaie, ma ai fini turistici anche la vetta dell'Amiata è raggiungibile con la funivia. Il campo scuola sarà aperto fino a che si riuscirà a tenere aperto, quindi anche durante la settimana sarà aperto. Si sono già previsti l'arrivo di alcuni gruppi scolastici per apprendere appunto la pratica dello sci, e quindi anche la scuola rimarrà aperta, anche i servizi noleggi, bar e tutto. Sarà tutto in funzione, sperando di avere una precipitazione nevosa che ci possa aiutare ad ampliare l'apertura della stazione. La speranza collettiva è di allargare la fruizione del comprensorio quanto prima, per evitare l'aggravarsi del danno economico conseguente al rinvio dell'inaugurazione della stagione. Torniamo adesso a Siena e andiamo a parlare di Laerte Mulinacci, che è arrivato oggi pomeriggio nella Tartuca. Il giovane è stato esposto nel Museo della Contrada per l'ultimo omaggio, a renderglielo l'intera città in un mesto via vai di persone. Domani alle 15.30 il funerale. Il ragazzo, 38 anni, ha perso la vita sabato notte in un tragico incidente con il motorino fuori Porta Tufi, mentre stava tornando proprio a casa. Quando i soccorsi sono arrivati non hanno potuto fare
fare altro che constatarne il decesso. I carabinieri hanno acquistato le immagini delle telecamere per comprendere la dinamica, appunto, dell'accaduto. Il PM Silvia Benetti ha tuttavia deciso di non effettuare l'autopsia mentre è stato eseguito l'esame cadaverico esterno e sono stati raccolti i liquidi biologici. Figlio del presidente del Siena, Club Fedelissimi, Lorenzo Muliacci, Laerte aveva preso dal padre la stessa statura fisica, gli amici lo chiamavano l'omone, e anche quella morale, cuore e passione per tutto ciò che faceva, dalla contrada al lavoro e naturalmente al Siena, amore bianconero fin dalla nascita. E rimaniamo adesso su Siena, andiamo sulla conclusione del Wine in Siena, circa 2500 presenze in 3 giorni dal venerdì alla giornata di oggi per Wine in Siena, con la manifestazione che ha visto chiudersi la sua 9ª edizione, un sabato da sold out e poi buonissime presenze anche nella giornata di domenica. L'evento si è dimostrato capace di richiamare tanti addetti ai lavori da tutto il paese e non solo. Il 17,5% dei visitatori che hanno preso parte all'iniziativa sono arrivati da altre regioni. Il prossimo anno si terrà la 10ª edizione del Wine in Siena e ci sono già le date. Si svolgerà dal 25 al 27 gennaio del 2025. Gennaro Groppa. Circa 2500 presenze in 3 giorni dal venerdì alla giornata di oggi per Wine in Siena, con la manifestazione che ha visto chiudersi la sua 9ª edizione, un sabato da sold out e poi buonissime presenze anche la domenica e nella giornata conclusiva di oggi. C'è tanta soddisfazione tra gli organizzatori dell'iniziativa che questo pomeriggio hanno brindato in Piazza del Duomo alla buona riuscita della stessa. Questo è il momento di festeggiare per un evento che richiama tanti addetti ai lavori da tutto il paese e non solo, e che richiama ormai visitatori non solamente toscani ma anche da altre regioni. I dati di questa edizione dicono che il 17,5% dei presenti è arrivato appositamente nella città toscana da altre regioni per prendere parte al Wine in Siena. E allora, se Helmut Kocher parla di Wine in Siena come di una manifestazione che è ormai un pilastro del settore e aggiunge che chi non c'è stato si è perso qualcosa, Stefano Bernardini pensa già a ciò che potrà essere fatto il prossimo anno per implementare ancora di più l'iniziativa. Ci sono già le date, la 10ª edizione si terrà dal 25 al 27 gennaio 2025. Il prossimo anno ci sarà il definitivo consolidamento, ha detto Kocher. Con questo evento si trasmette il cuore di Siena. Il rettore dell'Università degli Studi di Siena, Roberto Di Pietra, parla di un'iniziativa che ormai rappresenta un fenomeno vero e proprio e di un successo che si deve anche alla coesione di tutti coloro che vi prendono parte. L'evento quest'anno ha raggiunto un livello molto molto alto, non tanto per il pubblico, per la quantità di pubblico, ma per la qualità del pubblico che è venuto. Cioè, veramente abbiamo avuto una bella affluenza da una parte, ma poi pubblico attento, un pubblico, un mix tra operatori e appassionati. Devo dire molta soddisfazione per queste giornate. Vogliamo creare veramente un evento ancora più diffuso. 2 incontri a Siena e Firenze per riflettere e confrontarsi su dove comincia la pace. Questo è il titolo dell'incontro pubblico organizzato dalla comunità ebraica di Firenze. Sezione di Siena per domani, martedì 30 gennaio alle 21. Un'occasione per un faccia a faccia con i 2 attivisti ed educatori israeliani Yehuda e Angelica Edna Calò Livne, che dal loro kibbutz al confine con il Libano da decenni sono impegnati in progetti proprio di cooperazione tra israeliani e palestinesi per la costruzione di un futuro di riconoscimento, incontro e comprensione e pace. Questi ovviamente sono le tematiche, i temi che verranno affrontati. L'appuntamento, moderato da Anna Di Castro della comunità ebraica di Siena, si svolgerà al centro culturale pastorale Benedetto XVI di Siena, via Aretina 174. Mercoledì 31 gennaio alle ore 18 lo stesso incontro si terrà a Firenze nel Salone dei Dugento in Palazzo Vecchio, voluto dalla presidenza del Consiglio Comunale, dalla comunità ebraica di Firenze, dalla Federazione Nazionale delle Associazioni Italia-Israele e dall'Associazione Italia-Israele di Firenze. L'incontro pubblico verrà i saluti istituzionali di Luca Milani, presidente del Consiglio Comunale, e della stessa professoressa Silvia Guetta, membro del Consiglio Direttivo Associazione Italia-Israele. A moderare gli interventi di Dove comincia la pace sarà Enrico Fink, presidente della comunità ebraica di Firenze. E adesso, come ogni lunedì, ci spostiamo sul weekend sportivo, la protagonista
protagonista è stata questa volta la Sangiobbe Basket Chiusi, che ha vinto la sua prima trasferta dell'anno. Ha vinto con il risultato di 64 a 63 contro il Fortino di Piacenza, e i ragazzi di Coach Bassi, nonostante l'ultimo posto in classifica, possono ancora sperare per una salvezza. Andiamo a vedere il servizio. Una vittoria che vale come un trofeo. In questo weekend a regalarci emozioni nella pallacanestro è stata la Sangiobbe Basket Chiusi, che nel campionato di Serie A2 ha vinto la sua prima partita in trasferta. I ragazzi di coach Giovanni Bassi sono riusciti ad espugnare il Fortino di Piacenza in un match complicato, imponendosi per 64 a 73. Nonostante un primo tempo non a ritmi elevatissimi, la squadra di Chiusi è riuscita a tener botta e grazie ai suoi giocatori ha avuto la meglio. Tra i protagonisti si è distinto particolarmente Luca Possamai, centro della Sangiobbe, che ha messo a segno 10 punti. Diciamo è stata una partita molto difficile, siamo partiti un po' a calare all'inizio, soprattutto nel primo tempo, però nel secondo tempo abbiamo tirato fuori delle energie che ci hanno permesso di arrivare fino alla fine della partita. Molto difficile perché arrivavamo da due trasferte, quindi eravamo abbastanza stanchi. Però ce l'abbiamo messa tutta e siamo riusciti a portarcela a casa. Per la Sangiobbe non è certo un anno semplice. La squadra infatti occupa attualmente l'ultimo posto nella classifica di Serie A2 con 8 punti conquistati, ma resta comunque vicina alle avversarie che lottano per la salvezza. Come confermato anche da Possamai, nonostante le difficoltà incontrate, non tutto è da buttare via nel corso del cammino. Del positivo in questo cammino si può trarre soprattutto sugli allenamenti, sul non mollare mai. Ci stiamo dando veramente tanto da fare, anche perché il nostro girone è un girone molto difficile e quelle poche vittorie sicuramente dobbiamo trattarle come dei trofei, perché ci aiutano ad andare avanti e tentare di recuperare e magari arrivare fino a giugno, ecco. Nel complesso, il weekend sportivo ha visto le vittorie nel calcio e nella pallavolo con Siena ed Emma Villas. Nel basket, bene la Virtus, che è tornata a vincere contro Legnaia, mentre per la Visma ed Erico Stone è arrivata la sconfitta contro San Vincenzo. E questa era l'ultima notizia della nostra edizione del telegiornale di Canale 3 Toscana. Vi ricordo gli appuntamenti come sempre nel post TG con il nostro Michelangelo Danesi, che ci presenterà ovviamente il percorso fino ad arrivare al Festival di Sanremo. Il Festival di Sanremo a Canale 3 che partirà il 5 di febbraio, terminerà come sempre il giorno della finale il 10 di febbraio, e con me a parlarne oggi è venuto un ospite speciale, ovvero Franco Masoni. Ben trovato, Franco. Ciao caro Pietro. Ti sei già preparato? Beh, chiaramente, siamo ormai nel feeling sanremese. Il grande Amadeus ormai è un mese che martella in televisione, che ci ha raccontato i cantanti, gli ospiti, quello che accadrà. Poi Fiorello fa il glass nuovo a Sanremo. Insomma, veramente sarà una settimana interessante. L'anno scorso per me e anche per te è stata una prima esperienza, abbiamo visto quello che è il festival, abbiamo assaporato nelle varie formule, nelle varie giornate. Quest'anno andiamo più agguerriti, il che significa abbiamo anche un supporto tecnico molto più sostanzioso e faremo delle cose credo gradevolissime, anche perché vedremo anche delle cose all'interno Ariston con l'accesso che abbiamo alla sala stampa. Però quello che è stato bello l'anno scorso e che lo riproponiamo più curato è cosa accade fuori ad Ariston, sì, che esatto. C'è un mondo, no? Sì, abbiamo visto l'anno scorso una varietà vera e propria di personaggi, di musica, di spettacoli, ed è la stessa cosa che poi riproporremo quest'anno. Siamo più allenati, penso si è allenato anche te, quindi ecco. C'è un problema. Qual è il problema? È il nome dei cantanti, quelli nuovi, io li picchierei tutti, capito? Perché? Cioè, parti subito agguerrito? Sì, leggevo l'elenco, hanno dei nomi che sono illeggibili, non si ricordano, per cui significa che se ne mettono a fare. No. Vabbè, ho capito, Negramaro, Emma, questi te li ricorderai. Benissimo. Quell'altro sono un po' sono problemi loro, non è una cosa che mi non fa dormire. Per cui faremo tante cose, seguiteci, noi iniziamo lunedì
già nel trasferimento quando partiamo da Siena per andare a Sanremo, e poi il momento clou è il red carpet, quando usciranno tutti dall'Ariston e faranno tutto quel percorso che l'anno scorso abbiamo fatto vedere, transennato dalla sicurezza, da tutte le cose, e vedremo tutti e 30 cantanti che sfileranno. Poi da lì chiaramente inizia la grande festa. Poi quest'anno ci sono gli appuntamenti, e questo diciamo, devo dire che Amadeus è stato bravo, nella piazza accanto all'Ariston, concerti con cantanti di primo livello, per cui significa ci saranno anche l'occasione di ascoltare e vedere dei momenti belli di musica. In mezzo l'altra cosa che almeno al momento è positiva, un meteo meraviglioso, per cui andiamo in Costa Azzurra a svernare come facevano grandi signori inglesi nell'Ottocento, nell'inizio del Novecento, e noi a Sanremo faremo tutte queste cose. L'anno scorso avevamo trovato un bel clima, comunque sì. Sia bellissimo tempo, grande freddo. freddo, però insomma quest'anno le temperature... Sei pronto? Io sono pronto, sono carico, non vedono l'ora anche in città di rivedere le gesta del festival. Tra l'altro te hai citato, caro Franco, il momento del green red carpet, l'anno scorso era green, di Elodie, quest'anno non passa. Ecco, guarda, questa è una cosa che a me dispiace un sacco, perché era l'unico soggetto bello che sfilava. Ora vediamo se ci saranno anche delle new entry quest'anno e delle novità che potranno in qualche modo colpirci. Franco, ti ringrazio per il tuo intervento. Ciao Pietro, ci vediamo a Sanremo. L'appuntamento dunque è spostato al 5 di febbraio, il momento topico della partenza da Siena al Festival della Canzone Italiana. Mentre per il telegiornale di questa sera è tutto, io vi ringrazio per averci seguito, per averci ascoltato, auguro a tutti un buon proseguimento di serata.